Siamo con Marco De Michelis, autore del libro Etica Islamica, Ragione e Responsabilità, un libro che si inserisce in un progetto delle Paoline dedicato appunto all'approfondimento e alla conoscenza dell'Islam, anche per stabilire rapporti con l'Islam che abbiamo in casa, che condivide con noi la nostra vita. E la domanda che mi viene spontanea riguarda il sottotitolo del libro, Ragione e responsabilità. Che rapporto possono avere ragione e responsabilità con l'etica, poi anche con l'etica islamica? Ma siamo sempre passati dal presupposto, siamo sempre partiti dal presupposto che l'Islam sia una religione estremamente predestinataria, priva di ragione, priva di razionalità. Nel corso dell'Ottocento vari autori contemporanei occidentali, francesi, soprattutto come Ernest Renan, hanno definito l'Islam in quanto religione non razionale, che nulla ha a che fare con la razionalità. La storia e soprattutto la storia teologica dell'Islam ci dice il contrario. Il dibattito tra razionalità e predestinazione è sempre stato qualcosa di estremamente vissuto, di estremamente messo in contrasto, e possiamo dire chiaramente che nel corso del XII-XIII secolo un approccio razionale alla tradizione islamica, all'esegesi coranica, prende il sopravvento in quanto necessitante, in quanto effettiva. L'altro termine invece è in relazione a questa diversità con il cristianesimo, che si situa nel fatto che ogni musulmano è di per sé responsabile per le proprie azioni, non essendoci intermediazione, come per esempio per quanto riguarda l'ambito cristiano e cattolico, anche nello specifico con una figura sacerdotale, è il singolo credente o la singola credente che prendono di primo acchito la propria responsabilità nelle azioni del quotidiano. E questo è un aspetto che ci pone non in contrasto, ma in una visione molto diversa. Non essendoci un'intermediazione, non c'è un concetto di confessione, non c'è un concetto di relazione con una persona che dedica la sua intera vita alla spiritualità, al proprio credo e altro. E quindi il concetto di responsabilità è un aspetto fondamentale del credo religioso islamico, soprattutto nel contemporaneo. Questa collana, questa nostra collana dedicata appunto all'Islam, vuole porre in mano a tutti, a coloro che credono e anche che non credono, alcuni strumenti per conoscere meglio l'Islam. Secondo lei le notizie che noi riceviamo, le informazioni che riceviamo, sicuramente molto, molto parziali, sono anche notizie non precise? Beh, la precisione è estremamente manchevole nel modo in cui si dipinge e si analizza la religione islamica a partire dall'11 settembre 2001 a oggi. Se noi abbiamo un forte afflato islamofobico, oggi lo dobbiamo in gran parte a come i media strumentalizzano una religione che ha 1430 anni di storia e che non può naturalmente essere comparata esclusivamente a quello che succede e che è successo negli ultimi 15-20 anni. Se noi pensiamo agli eventi storici anche di questi ultimi 20 anni fino agli anni 90, la nostra idea sicuramente patinata, inesatta di Islam era il mito della possibilità di riuscire a raggiungere un accordo di pace nel conflitto israelo-palestinese. Fallito questo approccio, noi siamo passati direttamente o quasi all'11 settembre e naturalmente con tutto quello che questo ha comportato. L'Islam naturalmente è molto di più, sia da un punto di vista di pensiero, di civiltà, che da un punto di vista anche di problematiche con la contemporaneità. Ringraziamo Marco De Michelis per questa intervista che ci ha rilasciato. Siamo nel contesto di testi di libri, di tempo di libri, scusate, e vorrei ricordare anche il coeditore di questa collana, che è il Centro Federico Peirone, un centro che si dedica allo studio e al dialogo con la cultura e con la religione islamica.